Molti meno, ma voglia, voglia. Minchia, raga, ieri no. Cazzo. 96 colpi, Guarda ok. che si è abbonato, Si coglione. può fare, dai, zio Peppino, per i 3 mesi, bello mio. Dai, brother, grazie mille. Sei un grande, bello mio. Dai, cazzo. Gentilissimo, brother. Ah, questo non l'avevamo trovato. Fluido chimico. Ah, comunque adesso è più giocabile, raga. Minchia, qua già c'eravamo morti la prima volta. E pianta verde. Ok, fluido chimico e pianta verde, ci facevamo il medicinale, a posto. Già abbiamo diversi materiali di crafting. Ok, da adesso in poi dobbiamo stare attenti a quello che... Artemio, sei tu? Artemio, se sei tu, dammi un colpo, dammi un segnale. Ok. Ma non c'è una torcia. Ah, le tronchesi. Perfetto, perfetto. C'è la radio, ma era bloccata. Non si sente un cazzo. Oh, munizioni, ricarica. Cazzo. Ok, già loro vengono. Vabbè, allora questa scena devi per forza far. Porca puttana. Si rompe tutto. Ma non c'è il FOB in sto gioco. Sai, porco demonio, bastardo. Inculato. Minchia. Oh, minchia, ma poi vabbè, mi vado a cercare i punti. Oh, fluido chimico, così a caso. Ok, adesso in teoria. In teoria ora entra Artemio. No, no, non possiamo. Ma qua non c'è tipo una via di fuga che magari noi non abbiamo visto la volta precedente. Buongiorno, porca puttana. Ma quanto sei brutto, porca. Mamma mia, critico. Polvere da sparo, ma mi sembravano monete, ma... Ok, polvere da sparo. Ah, raga, molto più semplice, raga. Vi ricordate estrema com'era la differenza? Ok, in teoria ora loro sono scappati. Sono finiti. Ok, eravamo arrivati qui, raga. Eravamo arrivati qui, abbiamo raggiunto subito il punto. Se per caso ci sono sopravvissuti, venite da me. Venite a casa di Luisa, vicino ai campi. Ah, vero, dovevamo andare? Sopravvissuti. Sopravvissuti. Mi andiamo subito. A me mi fa ridere il personaggio come l'hanno fatto, raga, proprio un coglione. Ah, ok. Va bene, Angelo, basta che non spoiler per me. Ma comunque il personaggio di questo gioco veramente... Ah, ecco, e qua c'era Artemio Ottavio, me la ricordo questa scena. Ma non è come sembra! Non è come sembra! Ma io non ce la faccio eliminarli entrambi, lo sai? Munizioni pistola? Veloce? 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 Veloce! Prendi il pompa, veloce! Porca puttana, veloce, veloce! M18? Sì, buonissimo, bellissimo. Mi basterà. Ce li ho qualche colpo in più? Munizioni Cazzo. pistola? Cos'è? Interagisci, sono un sacco, sono pieni di farina. Che cazzo vuoi? Non c'è più niente? Posso aprire qua, veloce! Munizioni! Ok. Porca putt... Artemio! Mamma mia che critico! Guarda, ma tutta un'altra cosa così... No, sono caduto, però li ho presi gli scarti. No, no, scendi, scendi. Ma si può fare furti... Ma da qui dove minchia si va poi che noi ci siamo... Oh, porca putt... Artemio! Minchia, ho zero colpi, cambia arma! Vabbè, ma non si possono... Non finiscono mai. Ok, qua, bravo, bravo, me lo stavo per domandare. Chiudi, chiudi! Grazie dell'aiuto. Caputtana, veloce, veloce, dove minchia vado? Munizioni fucile. Ma sei un genio, ricarica. Dai che c'è una scala, sali, porca puttana, l'ansia che ti viene. Sali, sali, animale. Che ora cosa minchia? Vabbè, Godzilla abbiamo. E dove minchia va? Ma non posso, no, non si può. Mi lanciano delle frecce. No, no, perché cazzo? Artemio! Porca puttana. Secondo voi muoio, raga. Ti muoio, ma... No, devo curarmi. Come cazzo mi curo? Ah, ok, si mette in pausa. Vabbè, ma è pieno, un paio di cazzi che ce la facciamo. Raga, ma è pieno, ma non si può fare, non so manco dove andare.
Ma cosa sei? Ma è Godzilla, veramente? Ma chi ha se... Ma chi è? Ma tu sei pazzo! Ma tu sei pazzo, completamente pazzo! Quanti minchia sono, madonna mia! Allora, forse dietro non ne abbiamo più, ok? Forse c'è l'ultimo. Buongiorno. Vabbè, quello grande non ci passa qua, mi auguro, no? Donna mia, come non si ci capisce. Critico, no, una... Solo 6 colpi. Niente. Sono vivo, morto, doveva succedere. Ah, doveva succedere! Ma vai a fare in culo, minchia. Gli ho rotto il culo al gioco, raga. Minchia, un'ora che provano ad ammazzarmi, stavo sopravvivendo io. Mamma mia, che ti merda, un po' di vividi. Vivident, vivi fresco. Raga, ma è King Kong! Ah, non è male. Ma cos'è? Ma mi hanno lasciato vivo. Ciao, Lelletrix. Aia. Vabbè, dai. Passerà. Un cerotto. Cioè, scusa, ma... Ah, più o meno, dai. Ora sembra un alieno dalla mano. Sì. Aspetta, Ma aspetta cosa? Non la vedi che è una signora indemoniata? Aspetta cosa, personaggio del cazzo. Minchia, ce l'ho fatta, raga, non ci credo. È Krampus. Minchia, vero, in su. Signora? nella vita e nella morte rendiamo gloria. Cominchia, cioè, che cosa significa? Ehi, non puoi stare qui, è pericoloso. Ma Che diavolo? io lo disinstallo veramente. Mi hai sentito? Sei tu, il padre della bambina. Bambina. Aspetta, parli di Rose. Ma tua figlia! Rose, sì. Ma hai fatto benissimo, ragazzi, che sguardo. Da quando Madre Miranda l'ha portata al villaggio è calata l'oscurità. Di che stai parlando? Di quei mostri? Raga, è il personaggio più coglione mai conosciuto. Guarda mia Lara. In pericolo. Arrivano. Ma che arriva, pare che sia Cancun. Ma come cammina? Chi è Madre Miranda? Madre Tua Miranda. madre ci ha avvertito. Stanno tornando di nuovo. Rose è qui. Allora, raga, non so se vi rendete conto, ma il personaggio di Resident Evil 8 veramente è di un'ignoranza troppo evidente. Cioè, tua figlia è qui. Parli di Rose? Ma perché quante figlie hai, animale? Mamma mia. Vengo in pace. Ho visto che siete tutti alti un centinaio di metri, no? Io sono purtroppo 1,70. Vado, non disturbo. Una nota, potenti Lycan, leggendari lupi mannari. Ah, quindi sono dei lupi mannari, giusto. Di ere passate, servitevi delle nostre carni, lacerate i nostri corpi. Cos'è? Cosa ho raccolto? Non l'ho visto. Non lo sapremo mai. Abbiamo dei tesori, vabbè. Non c'è un cazzo qua, cosa devo fare? Andate da qualche altra parte, si apre una finestra. Queste cose sono senza colpi. Offriamo queste capre tutelari per proteggere il villaggio e i suoi abitanti. Che le distrugge senza su di sé la... Ah, quindi la capra è sacra in questo luogo. Per questo ci sono tutte le capre, le teste di capre appese. Castello Dimitrescu. Immagino porti al castello. No, raga, io non ce la faccio così. Se il personaggio non si danno svegliato, io lo disinstallo. C'è scritto Castello Dimitrescu. Immagino porti al castello. No. Ci vogliono tipo due medaglioni, cos'è? Ho due chiavi?
C'è qualcosa che dobbiamo trovare. Va bene, almeno sappiamo cosa fare. Cos'è? Ah, ecco, un medaglione. Godo. Rilievo della donna. Ok, penso che poi dovrò trovare anche il rilievo dell'uomo. Ma che cazzo è? Red Dead Redemption 2. No! Come le mine? Munizioni. Ah, poi perché apre sempre il primo e non tutti gli altri? Oh, polvere da spa. No, apri la mappa. Come cazzo si apre la mappa? Poi lo faccio completamente a caso. Oh, quindi abbiamo la mina. Minchia, questa la useremo, ma solo in casi estremi, raga. Non vedo, non vedo. Ma buongiorno anche a voi, gentilissimi signori. Mamma mia, tu levati così dai coglioni. Uno alla volta, uno alla volta. Ricarica, ricarica, animale. Forse in teoria se sparo è anche peggio. Vediamo se mi lascia qualcosa. Ok, scarte. Beh, quantomeno ti danno le cose. Come si apre? Ah, questo era quello chiuso dall'altro lato. Veloce! Vabbè, dire veloce sto personaggio. Oh, come papà? Chiudi la porta, ti prego. Cosa ci fai qui? Andomino, no, non si può. Pampel! Stai indietro. Ti prego, non farci del male. Tranquillo, non vi farò del male. Sono felice di vedere persone normali. Ci sono altri sopravvissuti? No, sono tutti a casa di Luisa. Ma lei non risponde, il cancello è chiuso. Stai zitta! Non è uno di noi. Tutto bene? Non Siamo mordono. troppo esposti. Lui ce la fa a camminare. No! Uno dei mostri l'ha ferito! Ha perso molto sangue! Dobbiamo entrare in casa di Luisa! Piano! Troveremo un modo. Sta diventando intelligente, raga, il personaggio. In silenzio. Cerco un modo per aprire il Sì. cancello. Aspetta che... No, 20.000 pozzi, non so cosa... Cos'è? A scavalchi, polvere da sparo. Ah, possiamo andare da qui, è easy. No. Porca puttana, madonna! Aspetta, raga, che tra l'altro... Attimo che non ho la chat davanti. Bodo! Animale! E quanto sono coglione! Facevo i complessi. Andiamo, via libera. Sono un coglione, raga. Un coglione. Sei presa comoda. Ah, ma vai a Non c'è di che. fanculo. Bravo, diglielo. Sta diventando intelligente, lo so. Mamma mia, un cancello stai chiudendo, raga. Hanno chiuso un cancello, raga. Abituato a dipendere dagli altri. Perdonalo. Qui saremo al sicuro, vero? Sì, Sarebbe no. meglio che là fuori, questo è certo. Sì, perché siamo dentro, in effetti, giusto? Ehi, Di hai idea un'intelligenza. di che cosa stia Vaffanculo. succedendo? Tutto questo non ha senso. Madre Miranda ci ha sempre protetto, ma Non adesso. risponde nessuno. Vieni, Ma chi è Madre Miranda? aiutami. Dobbiamo entrare subito. Un attimo, mi faccio una sigaretta, signorina. Miranda! Salve! C'è nessuno? Forse una voce conosciuta. Luisa! Apri, sono io, Elena! Allora, intanto se scopriamo... Basta gridare, attirerai quei mostri. Julian, stai calmo. Lui chi è? È un amico! Guarda Dietro! Padre! Santo cielo, Julian, facci entrare! No, il sangue li attirerà, è pericoloso. Ma mio padre morirà qua fuori! Non è un problema mio. Che cosa succede? Questa gente vuole far entrare un moribondo in casa. Quelli che chiami questa gente sono nostri amici. Avanti, entrate qui. Prego, di qua. Oh, non mo puntare che Ma te sei di sparo. questo villaggio? No, No, vengo da Rebirth sono. Island. Julian, renditi utile e controlla i dintorni. Ho detto vai. Julian, avere cutannaca, va? Avanti, con suo cappello. Se Elena si fida, mi fido anch'io. Entra pure, Ethan. Che poi sono stati loro stessi a mandare la richiesta di aiuto, va? Aspetta qui, vado a Cioè, parlare agli quindi... altri. Ah, molto brava sta Luigia. Luigia. Molto brava, molto brava. Siamo sulla casa, salviamo come un porco, sì. Una nota, ci hanno aggredito di nuovo, hanno attaccato il bestiame. E le... Ah, mi stavo leggendo, hanno attaccato le bestemmie.
Di questo passo non credo supereremo l'inverno. Ernest è sparito, non riusciamo a trovarlo. Madre Miranda ci ha abbandonati. Quindi questa Madre Miranda, tutti si... Cos'è? Ciao Luisa. Ti facevo più Tranquilla, giovane. ti stanno aspettando. Oh, ma è una famiglia qua. Era questa la famiglia di Artemio. Cazzo succede? Uno straniero, vuoi farci ammazzare tutti? Calmati, Anton. Ha aiutato Leonardo ed Elena. Non avevamo bisogno del suo aiuto. Prego, Ethan. Accomodati. Siete soltanto voi, in tutto il villaggio. Soltanto noi. Soltanto noi. Non c'è nessun altro. Un inutile... Invalido? Stupida. Troia. Lagnosa. Oh, ma calmate. Fai entrare un uomo ferito e uno straniero come se niente fosse. E pensi che siamo al sicuro? Nessuno è al sicuro! Quei poveri stronzi lì fuori sono stati squartati! E domani? Sì, vive, vive, forza! Tanti c'hai moretti! Domani saremo tutti morti! Come il suo cazzo di marito! E tappati la bocca, Roxana! Ora basta! Questa casa ha protetto la mia famiglia per molte generazioni. E ubriachi o meno... Qui siete i benvenuti. Ah, lui è siete ubriaco tutti al veramente. sicuro. Come vuoi. Qualcuno può dirmi, per favore, che diavolo sta succedendo? Vabbè, poi io, guardi, ignoratemi. È sempre stato un villaggio tranquillo, devoto, ma all'improvviso i mostri ci hanno attaccato. E poi non si sono più fermati. Aspetta, Luisa. Dov'è tuo marito? Non sarà... No. No, lui è fuori... Ma aspetta, ma era il vecchio col fucile? Cercare aiuto. Sì, sì, ecco. Signora. Ecco tutto. È in cerca di soccorso. Signora, sei il vecchio con fucile. Preghiamo. No, preghiamo sto cazzo, signora. Signora. Tutti noi. Vabbè. Buona idea. Preghiamo, preghiamo. Venite. Preghiamo, sì. Tutti. Signora, se suo marito. Scusi, mi mancano tre dita, ma va bene. Va bene comunque. Altissimo. Ascoltateci, le nostre voci sono unite in preghiera. Noi vi invochiamo, persi in tempo eterno, perché ci abbiamo mai mentre la luna di mezzanotte si innalza su ali nere, compiamo questo sacrificio nella vita di vedere la luce, nella vita oh. E nella morte. Prendiamo gloria, madre Miranda. Bene, il tè sarà pronto. Elena, mi aiuti, per favore. La preghiera, l'ho già sentita, da una donna anziana al cimitero. La vecchia strega. La stronza. La stronza è matta proprio come un cavallo. Ma la sua devozione non è insensata. E spero che serva a proteggerla e che protegga anche noi. Udu 407 Cirdix 1. So che ti voglio bene. Oh, 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 anima! Che succede? Ti senti bene? Oh, oh! No! Luisa! Bello! Elena, no, stai indietro! Lasciami andare! E non muore, non muore, immortale del cazzo. Aia. Lascialo andare. Brava Elena. Brava Elena. Così. Adesso basta. Mamma mia, un corpo de corna. Ormai non era più tuo padre. Hai fatto la cosa giusta. Adesso. Elena, Elena, no! Non puoi fare più nulla! Elena, ti prego, io sono... Questo posto sta cadendo a pezzi! Sono un coglione, ma stavolta ho ragione. Certo, ha dovuto... Non avresti potuto salvarlo. Lasciami stare. No, ne usciremo vivi. Insieme.
Certo, ha dovuto uccidere suo padre. Ok, ok. Dobbiamo uscire, dobbiamo uscire. Allora, vediamo se troviamo qua in giro cose utili. Un cassetto. C'è un cazzo. Qua non c'è niente, ma nell'auto si può interagire. Comunque, Elena... Non vorrei dire, no, ma... Il mondo va a puttane, noi siamo da sole, tu sei un pochino disperata, sai, la morte del padre. Potremmo anche trovare un accordo, no? Che dici? No? Avvio il coso. Ah, ma servono le chiavi della minchia, della macchina. Dobbiamo trovare le chiavi. Allora, le chiavi, dove possono essere le chiavi? Magari sull'unica stanza dove non siamo entrati. Voodoo 407 circa. Cioè, su, ti prego, non scriverlo proprio così. Bastardo. Munizioni del fucile. Abbiamo trovato. Cos'è? Interagisci. Se ne hai bisogno, c'è un cacciavite nel portachiavi. Un cacciavite. Chiave del furgone. Godo, esamina gli oggetti. Ah, nel portachiavi è qua il cacciavite. Guardalo. Eh sì, ma come lo prendo? Ah, ecco. Cacciavite, bam. Top number one. E te? Le fiamme si propagano in fretta. Grazie al cazzo, veloce. Usa, cosa vuoi usare? Le chiavi? Vai, salga, salga. Ma funziona sto coso, dai, non ha manco... È la prima, guarda, a primo colpo. Stai indietro. Con questa possiamo scappare. Che stai indietro, falla salire, no? Accelera. Veloce. Attenzione. Bello mio, grazie del follow. Itan, mi sa che sei un po' un coglione. Grazie del follow, bello mio, benvenuto. Bene. Fammi provare di nuovo. Il fuoco. Non abbiamo più tempo. Siamo nella merda, Itan. Possiamo solo salire. Ah, possiamo salire, vai, vai. Allora, che cazzo aspetti? Aggrappati, presto. Vai, Iena, dai, ti do la mano con tutte le dita, che sennò è un casino qua per me. Muoviamoci. Muoviamoci, se quando vuoi. Tranquilla, e non respirare il fumo. No, non lo so. Grazie, Ethan. Sei gentile. No, sono un coglione, perché era scontato. Spero che la tua famiglia stia bene. Sì, lo sì. Cioè, ma come lo spero anch'io? Fuori potrete incontrarvi. Ma hai visto tua moglie morire? Come puoi sperare? Andiamo, reggerà. Vai, vai. Calma mia, ragazzi, sono dei dialoghi. Grazie a Dio. Ok, ok. Grazie a Dio. Ma che faremo? Niente. Il villaggio è infestato dai mostri. Non possiamo combatterli, sono troppi. Sì, ma dobbiamo intanto uscire. Non dire così. Troveremo un rifugio sicuro per te mentre cerco mia figlia. Credo che si trovi in quel vecchio castello. No, laggiù non troverei altro che sangue e morte. E io non voglio restare sola. Padre. Ancora vivo. Non è lui, non lo è più. Ha detto il mio nome. Padre. No, è pericoloso. Elena, non c'è andata. Dai, ma veramente. Resta lì. Coraggio, dammi la mano. Veloce. Ethan, vai. Salva tua figlia. No, Elena, non aggrappati a me. Tornazione. Veramente, veramente, bando dai. Mio, grazie perché del follow. Perché muoiono sempre tutti? Bravo. Lo stavo domandando, grazie del follow, bello mio. Io non ce la posso fare. Era già porti sfiga, secondo me. Sei un po' come Zexon, Ethan. Va bene, quindi siamo in una situazione di merda. A capire. Vattene a culo, stronzo. Quindi dovremmo trovare il medaglione dell'uomo. Ah, abbiamo il cacciavite. Vediamo se magari si apre sta cosa. Godo. Cosa troviamo? Ah, il medaglione.
Ah, il rilievo del demone. Ok, in teoria con questi due dovremmo... Artemio! Signora! Di nuovo lei, la nostra signora, cara madre Teresa. La morte, sì. La morte è giunta per tutti loro. Qua mettiamo il medaglione della donna. Dobbiamo allinearlo. Così. Così. Fatto? Sono un top pro player number one. Avevo il bastone di The Forest.